Ciao, benvenuti a Cazzeggio. Ciao, benvenuti a un altro episodio di Cazzeggio Catabiotico. Anche questa puntata dal collo di Retrocomputing. Oggi parleremo di una retrospettiva IBM PCXT contro Sinclair QL e loro manuali utenti. Il podcast sborda nell'office computing, ma cercheremo di capire perché la Sinclair propose il Sinclair QL come office computing, decidendo di andare a competere contro un mostro sacro come la IBM con il rivoluzionario PCXT. IBM PCXT è un mostro sacro di retrocomputing, non appartiene al dominio dell'home computing, ma IBM nel 1983 definì il concetto di personal computer così per come noi oggi lo conosciamo. Il PCXT aveva un Intel 8088 da 4.7 MHz, bus dati a 16 bit, 8 slot ISA, 128K di RAM, espandibile sino a 640K. Aveva un disk drive da 5 e un quarto, oppure poteva avere due disk drive da 5 e un quarto, oppure poteva avere un disk drive da 5 e un quarto e un disco fisso da 10 mega, seconda diciamo delle versioni in cui si comprava il computer. Nel 1984 IBM, l'anno dopo, dotò la macchina, il PCXT, nella versione entry level di 256K di RAM, saldati sulla motherboard. La macchina ovviamente restava sempre espandibile fino ad un massimo di 640 KB. Il PCXT non aveva capacità grafiche, non aveva capacità sonore, solo un formato testo, 80 colonne per 25 righe, tastiera PS2 e monitor fosfori verdi o d'ambra. Era dotato di MS-DOS 2.0 da cui si poteva caricare in RAM il Basic Microsoft per programmare la macchina, oltre a far, diciamo, avviare tantissimi programmi professionali. La grande differenza tra un personal computer rispetto ad un terminale era la capacità di elaborazione che era possibile effettuare in locale e senza l'accesso ad un server. Inoltre, al personal computer, era possibile collegarci direttamente una stampante ad un modem, tutte periferiche che erano gestite in locale dal computer e che un terminale non avrebbe mai potuto utilizzare, dato che ogni periferica, stampante, dischi, dischetti, modem o quant'altro, era tutto collegato ad un mainframe. Il PCXT fu introdotto da IBM sul mercato nel 1983. Il PCXT rimase in vendita sino al 1987 al prezzo di una utilitaria, più o meno, se non mi ricordo male, oltre 5 milioni di lire più IVA al 18%. Nel 1984, quindi l'anno dopo l'uscita del PCXT, la Sinclair decise di proporre al mercato business computer il Sinclair QL. La macchina era equipaggiata con un Motorola 68008 a 7.5 MHz, aveva 48K di ROM, 128KB di RAM, espandibile a 640K. La macchina era dotata di due micro drive, inoltre aveva uno slot a cui si poteva collegare una stampante. In ROM il Sinclair aveva il Basic Sinclair, poteva caricare da cartuccia, quindi praticamente dal microdrive, che poi era un piccolo registratorino, il Sinclair DOS. La macchina non aveva risoluzione testo, solo una risoluzione grafica che però garantiva l'equivalente di 85 colonne per 25 righe a 4 colori. Il Sinclair era poi dotato di due seriali RS-232 e una porta di espansione proprietaria, due prese per monitor o TV, il tutto al prezzo di 399 sterline. Molto 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 meno di quanto costasse il PCXT dell'IBM in Gran Bretagna. Purtroppo Sinclair QL, pardon, si guadagnò presto la nomea di macchina malfunzionante. Il sistema operativo QL del DOS della Sinclair era pieno di bug ed inchiodava la macchina. Inoltre i microdrive erano palesemente inaffidabili e finirono per dare il colpo di grazia al Sinclair QL, che
che finì per essere tolta dal segmento business computing per proporla ad un prezzo dimezzato al segmento home computing, dove riscosse un modesto successo, inferiore rispetto allo ZX Spectrum. La modesta progettazione dell'hardware del Sinclair QL e l'utilizzo di periferiche inaffidabili come il microdrive nell'ottica del risparmio dei costi causarono la scarsa affidabilità della macchina, che fu un flop totale. Nel 1986 la divisione di ricerca e sviluppo della Sinclair fu venduta alla Amstrad, la quale cestinò il progetto del Sinclair QL per focalizzarsi sullo Spectrum ZX. Cosa avevano nella testa alla Sinclair per proporre il Sinclair QL come hardware contro cui competere contro IBM PCXT? A video possiamo osservare le relative caratteristiche tecniche. Come microprocessore, diciamo, come frequenza di clock avrebbe potuto essere importante, ma la RAM del PCXT era il doppio di quella del QL. Inoltre, diciamo, il PCXT aveva disk drive da 5.25, periferica affidabile, periferica d'accesso casuale, invece i due micro drive del QL, oltre che essere periferiche inaffidabili, erano anche delle periferiche d'accesso sequenziale. PCXT aveva 6 slot ISA, mentre il QL ne aveva uno solo di espansione, un di slot di espansione, peraltro anche proprietario, però aveva, è vero, due RS232 a cui si sarebbe potuto agganciare direttamente delle stampanti. Non c'era formato testo, ma comunque, diciamo, l'equivalente in termini di testo tra il Sinclair QL e il PCXT erano simili. Ora, ovviamente il QL, Sinclair QL, non aveva un disk drive, non aveva la capacità di avere un disco fisso, il microdrive era un registratore e per di più era inaffidabile. Il PCXT aveva il doppio della RAM di base, il QL è vero che aveva il doppio del clock, ma la macchina era inutilizzabile perché il QDOS della Sinclair era pieno di bug ed inchiodava la macchina, mentre MS-DOS sul PCXT funzionava perfettamente. Il prezzo del Sinclair QR era veramente molto aggressivo rispetto al costosissimo PCXT entry level, ma il Sinclair QL poi era inaffidabile, il mercato business aveva bisogno di beni strumentali funzionanti, di conseguenza le aziende preferirono pagare di più per avere qualcosa che funzionasse molto bene, permettendogli di avere forti recuperi di produttività, piuttosto che pagare di meno per avere un oggetto sostanzialmente inutilizzabile. Perché alla Sinclair non fissarono il progetto QL, rimuovendo il microdrive per porvi dei disk drive da 5.25? Perché non rimossero i bug dal QDOS, rendendo il sistema operativo perfettamente funzionante? Mancanza di denari per portare avanti il progetto del Sinclair QL per il mercato business computing? Mancanza di professionalità adeguate alla Sinclair per modificare il progetto del Sinclair QL? Mancanza di visione aziendale? Mancata comprensione alla Sinclair delle esigenze del mercato del segmento business? Domande a cui probabilmente è molto difficile oggi dare una risposta. Ecco il manuale dell'IBM PCXT, non andremo a guardare tutto, ma solo ci fermeremo alla parte iniziale perché oltre 600 pagine passa, quindi non ha molto senso andare a guardare un manuale di 600 pagine passa. Manuale veramente esorbitante, degno di un sistemista di un'azienda. In cui abbiamo praticamente, possiamo scorrere inizialmente la sezione 1, tutto relativo alla specifiche relative all'hardware, l'unità centrale, tastiera, eventuali stampanti da agganciarsi, video, disk driver, dischi fissi e quant'altro. Poi abbiamo informazioni riguardo al BIOS nella sezione 2, nell'appendice abbiamo il listato del BIOS, nell'appendice qui abbiamo addirittura i comandi in assembler dell'80-88 esplicitamente spiegati uno per uno. L'appendice C abbiamo in relazione alla funzione dei caratteri e eventuali colori.
il sistema, un diagramma di flusso di tutto il relativo funzionamento della macchina, specifiche tecniche, dati di comunicazione, settaggi per i deep switch, un glossario e quant'altro. Quindi noi andremo a guardare rapidamente solo la prima parte rapida, la parte della sezione 1, perché oltre 600 pagine ovviamente non ha senso, giusto per vedere che questo manuale era qualcosa di veramente poderoso e quindi degno di un office computing. Eccoci qua, vediamo un po'. Ok, IBM Personal Computer XT System, questo era praticamente un computer dotato di 8088 a 4.7 MHz, però diciamo che inizialmente aveva 128k di RAM, poi praticamente la IBM la dotò di 256k. Questo è il manuale relativo alla versione successiva, espandibile però per un totale di 640k. Qui ci abbiamo il diagramma di flusso del funzionamento di tutto il computer, con il bus, gli slot, l'accesso alla memoria, IPO, quant'altro, informazioni di locazioni. Eccola qua, quello che a noi ci interessa è quello qui, la scheda madre. Qui abbiamo gli slot ISA numerosi, quindi una macchina decisamente aperta. Qui abbiamo un blocco di memoria di 256k direttamente saldati sulla scheda madre. Poi abbiamo la sezione del ROM, in cui ci poteva essere già inserito il BASIC, non necessariamente caricarlo da MS-DOS successivamente. Poi abbiamo il microprocessore Intel 8088, poi uno slot vuoto per inserire una FPU, quindi già una macchina indubbiamente moderna. Questa architettura la ritroviamo oggi paro paro, diciamo nelle versioni più evolute con un minor numero di slot, ma indubbiamente diciamo con microprocessori molto più potenti, un bus dati molto più potenti, ma questa è l'architettura che hanno tutti i desktop, i tower e i relativi notebook della famiglia Intel ed AMD. Uscita della keyboard, da notare che non aveva praticamente prese RS232 o quant'altro, perché servivano degli slot, delle interfacce da mettere negli slot ISA per poter pilotare ad esempio una relativa stampante. C'erano eventuali deep switch da settare che potevano essere modificati, che servivano per diciamo la gestione delle interfacce. Una macchina veramente professionale. Ecco il manuale Sinclair QL, è oltre quasi 500 pagine, non lo andremo a consultare tutto, ma guarderemo solo rapidamente una primissima parte. È molto differente rispetto al manuale del PCXT, già si vede. Introduzione, in poche righe, che andremo a guardare, la parte relativa a quel per i principianti, una guida per i principianti in cui si illustra rapidamente come utilizzare la macchina. Una serie di guide di manuali di riferimento per concetti di programmazione e parole chiave, una serie di listati che vengono dati per una serie di programmi, ma indubbiamente una cosa completamente inutile, dato che alle aziende servivano software integrati, spreadsheet, word processor, database, servivano word processor per scrivere lettere, per scrivere fatture, fare relazioni, servivano gli spreadsheet per tenere, per fare bilanci, per fare fatture, e ovviamente servivano i database per avere un elenco della lista di uno stock di magazzino per quanto riguarda i prodotti e i clienti. Quindi niente di tutto questo era a disposizione diciamo per un segmento business per quanto riguarda il bundle relativo Sinclair QL. Manuale è profondamente diverso, se quello del Sinclair QL rispetto al PC della IBM, già sia perché il volume di pagine è completamente diverso, sia perché le informazioni date sono completamente diverse, sia perché la macchina già come si vede era molto diversa.
un parallelepipedo orizzontale con due piccoli micro drive che erano nient'altro che due poveri e miseri registratorini a cassetta, peraltro anche più inaffidabili di un banalissimo registratore a cassetta normale, quelli con i con le cassettine della Philips. Alimentatore esterno, il manuale. Questa è una macchina indubbiamente che poteva andare bene per un segmento home computing, o più per delle scuole o per delle università, tranne per il fatto che aveva, diciamo, delle periferiche diciamo accesso sequenziale, non ad accesso casuale e peraltro inaffidabile. Ma di certo non era una macchina che era adeguata per il business computing, quindi c'è da chiedersi cosa avessero nella testa per davvero quelle della Sinclair, quando con solo pensarono di mandare il Sinclair QR con QL contro il PC IBM della IBM XT. La tastiera e vari spinotti, una macchina che per università, per la programmazione poteva andare bene, però indubbiamente non niente a che vedere con le esigenze del mercato business. Qui abbiamo in relazione agli usi minimi del Sinclair QL, l'utilizzo del micro drive e poi l'introduzione che si incomincia a dare funzioni di basic, ma comunque ecco una macchina che non era decisamente adeguata rispetto praticamente alle necessità, anche perché alla grafica e il sonoro delle aziende non fregava proprio niente, ma invece interessava la capacità di collegarci delle stampanti, essere un affidabile, quindi avere un archivio, con esempio un disco fisso in cui salvare la contabilità di vari anni e poi successivamente farne il backup. Tutte esigenze che non furono comprese minimamente dalla Sinclair e che nemmeno propose una macchina che avesse potuto in un qualche modo accogliere una parte di queste esigenze.